particolare in cui la Virtus sicuramente ha stata sconfitta, certamente, era proprio per la prese con la Livonese. Mister, intanto si è presentato i suoi ragazzi, che cosa vi ha detto e su cosa sta lavorando mentalmente sicuramente? Sì, è un po' scontato, anche perché incidere dal punto di vista tattico è anche difficile. I ragazzi sono chiaramente in un momento di difficoltà dovuto ai risultati non soddisfacenti. Un cambio allenatore è sempre qualcosa di doloroso per i ragazzi, chi più chi meno soffrono di una situazione del genere, però è anche necessario voltar pagina. Adesso abbiamo urgenza, in una maniera o nell'altra, nel tempo più veloce possibile, di metterci a far punti, a essere competitivi, a trovare equilibrio. In questo senso ho trovato grande disponibilità da parte dei ragazzi. Ancora una volta entra in corsa, però, già... No, la prima volta. È la prima volta a prendere. Ah, no, vero. Pensavo rende. Ha ragione, ho sbagliato. Pensavo rende, quindi vuole sicuramente fissare quanto di buono ha fatto. Diciamo che ha toccato quell'obiettivo storico per esempio, insomma, quel settimo posto. Sì, mi piacerebbe tanto riuscire a portare qualcosa a questa città, a questa società così virtuosa come Francavilla. In passato mi è andato bene, adesso spero di ripetermi, credo ci siano tutte le condizioni, si lavora bene, ho trovato veramente un gruppo di lavoro con enorme disponibilità, una società che veramente non ci fa mancare niente in questo senso, mi ritengo un fortunato. Cosa le ha detto il cliente per convincere a sposare il progetto Virtus? Ma non c'è stato bisogno di grosse parole, perché il mondo del calcio è piccolo, si conoscono quali sono le società dove tutto funziona e quelle che hanno problemi. Francavilla è una di queste, quindi per me è stato, ripeto, semplicissimo accettare, un onore guidare questa squadra. 3-5-2. È il sistema con il quale ho lavorato negli ultimi anni, penso che si possa ripetere anche con la rosa che ho oggi a disposizione, chiaramente ho bisogno di un po' di tempo per valutare un po' tutto.